storico scopre in una vecchia chiesa abbandonata una specie di enorme teca in cui si agita in permanenza un liquido verdastro. Si mette così d'accordo con Birak, uno scienziato cinese, ed un'equipe di giovani studiosi di ambo i sessi, fisici, biologi e radiologi, e con loro si installa in loco con computer e strumentazioni varie. A tener conto di quanto si legge in un antico libro, parzialmente scritto in copto, tutto concerne il maligno e la sua terribile forza, ora imprigionata in quel contenitore collocato su di una specie di altare. Durante una notte allucinante, ad uno, quasi tutti vengono contagiati dal male. Dunque, qui al terrificante si sovrappone una fumosa dialettica filosofico-religiosa ed un penoso annaspare della scienza contro il maligno e le sue trasmissibili energie. Dunque, un diluvio di chiacchiere, di pseudo-verità, di spunti arzigolati e di affermazioni apodittiche su Cristo e l'Anticristo, proposte da un sacerdote cattolico che già in partenza pare più svitato e smarrito che saldo nella fede e consapevole della propria missione su questa terra. Gli dà la pariglia lo scienziato, un cinese che a furia di formule, nonché degli onnipresenti e sempre indisponenti computer, ha accettato di far fronte al maligno per catturarne e annullarne le straripanti energie. Un cocktail allucinante, ambizioso e fumoso, zeppo di dettagli anche grotteschi. Carpenter ha fatto lui la colonna sonora che per tetraggine è quanto di più martellante è mai stato dato di ascoltare. Nel cast troviamo Donald Plincy, Victor Wong, Ann Howard, Lisa Blunt, Jameson Parker, la regia di John Carpenter, il genere film dell'orrore, origine Stati Uniti, 1987, film vietato ai minori degli anni 18. Signori, alla prossima recensione, alla prossima puntata. Grazie.